Lodi, lodi e ancora lodi. Ma buonasera, un cordiale saluto a tutti. Benvenuti sul canale di The Click. Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi e di attivare la campanellina per non perdere nessuno dei nostri contenuti. Ma siamo qui per una nuova, mirabolante ed entusiasmante puntata di Volley Click. Volley Click, un programma sponsorizzato dalla FIPAV. Viva la FIPAV! E nel segno di Pino il gatto filippino abbiamo con noi, quando si parla di volley, Shiro Takigawa, a.k.a. Yuji, dal contrario, a.k.a. il dottor aggiustatutto, artigiano della qualità, arrotino e anche membro dello staff della nazionale di Fefe De Giorgi, Cristian Più Buttazzoni! ne ha, più ne metta. sì, buonasera. Beh, siamo reduci dall'impresa della nazionale italiana femminile, che alla fine ha raggiunto, beh, più che l'impresa, ha raggiunto l'obiettivo, quindi alla fine è arrivata alle semifinali di Bruxelles. Domani conosceremo quella che sarà la sua avversaria, visto che l'altro quarto di finale è molto tosto. Eh sì, perché Si parliamo affronterà. di una tra Turchia e Polonia. Beh, direi una delle due sarà comunque l'avversario dell'Italia e comunque una delle due sarà fuori. Per cui di fatto è già un primo scontro al vertice, tra virgolette, di quelle che sono poi le classifiche mondiali, ecco, o comunque continentali. Visto che poi la Polonia, bene o male, è sempre stata una delle protagoniste anche di quella che è stata un po' la Nations League e di quest'ultima edizione, vista anche la presenza di una giocatrice che non ha certo bisogno di presentazioni come Joanna Volos, e oltretutto guidata da un altro allenatore che neanche lui non ha bisogno di presentazioni, come Massimo Romarini. E quindi alla fine diciamo che è uno scontro tra due effettive grandi protagoniste di questa rassegna, ma comunque della pallavolo mondiale in genere, anche perché poi, vabbè, la Turchia, neanche quella non ha bisogno di presentazioni, anche perché sia prima che dopo l'arrivo di Daniele Santarelli è comunque stata sempre lì a giocarsela. Santarelli di fatto ha concretizzato anche quello che è stato il lavoro di Giovanni Guidetti in questi anni, però comunque anche adesso sono arrivati i risultati, e sono arrivati i risultati pesanti, visto che ha vinto al primo tentativo la Nations League da allenatore della Turchia, e adesso si sta candidando fortemente alla vittoria del titolo europeo. Per cui diciamo che l'Italia adesso dovrà cambiare marcia necessariamente. Dalla sua ha il fatto che al momento è l'unica squadra imbattuta, nel senso che non ha perso neanche un set. È Anche se l'unica. bisogna dire contro la Francia abbiamo rischiato non poco. Sì, vero, anche quello. Abbiamo rischiato di perdere ne uno. Però al momento il dato è rimasto inalterato. Però adesso c'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di pensare a quello che è l'obiettivo, vale a dire raggiungere la finale. E
Quindi adesso è una partita da dentro fuori. È veramente da dentro fuori. Perché o vai a giocarti la finalissima o sei fuori. O ti accontenti poi di quella che sarà la finale del terzo o quarto posto. Esatto. Però comunque sei fuori, no? Quello sì. Certo, come detto, il cammino della Serbia è molto ma molto più facile rispetto a quello delle altre. Perché comunque le altre grandi favorite si stanno affrontando tutte e tre nello stesso girone. Adesso vedremo un po'. Quello che sarà diciamo, l'esito di queste gare, ecco, perché è ancora tutto particolarmente incerto. Per cui staremo un po' a vedere quello che succederà. Comunque, come detto, l'Italia è una delle due semifinaliste, delle quattro, l'Olanda è un'altra, e domani, come detto, si giocano Turchia-Polonia e poi la Serbia dovrebbe avere presumibilmente gioco facile contro la Repubblica Ceca, anche se non è mai detta l'ultima parola finché non cade l'ultimo pallone, per cui staremo un po' a vedere quello che ci riserveranno questi due quarti di finale. Esatto. Vediamo di avere novità. Uno Vai, vai. come? No, stai ce l'ho. Vedremo cosa succederà. Speriamo Vai, vai. di avere novità e soprattutto di sapere poi chi sarà a tutti gli effetti il nostro avversario. Ci sono già due squadre, come abbiamo detto in precedenza, l'Italia che si è qualificata contro la Francia e anche l'Olanda che ha giocato prima di noi e ha battuto la Bulgaria, se non mi ricordo male. Sì, Olanda, Bulgaria che tra l'altro era nel nostro girone, Esatto. per cui non era anche la Bulgaria non era una squadra così, come si può dire, semplice da affrontare, Sì. eh? Perché comunque Fermato un attimo Christian, però come stava dicendo prima, non è una squadra facile da affrontare, si è arrivata tra le prime quattro, ci la sarà un motivo a Bulgaria era tutti. sempre presa di com'è? No, tieni un attimo bloccato, Christian, vai. No, pardon. No, ma infatti c'è qualche problemino di linea. No, dicevo che comunque l'Olanda è comunque riuscita in quella che di fatto è stata una piccola impresa, ecco. Perché comunque riuscire a scalzare dalle semifinali un avversario come la Bulgaria, beh, insomma, tanto di cappello, ecco. Per cui adesso staremo un po' a vedere quello che succederà. Adesso stavo giusto guardando così per curiosità quello che era la composizione ecco. Ah, perché l'Olanda tra l'altro era con la Francia. Ecco, dove giocava, era nello stesso girone della Francia. E quindi aspetta, aspetta che vado a vedere com'era la classifica di quel girone. L'Olanda era in testa, tra l'altro, al girone in cui c'era anche la Francia, la Slovacchia, la Spagna, Finlandia e Estonia. Quindi, insomma, diciamo che anche per il fatto che sia riuscita a battere la Bulgaria, beh, insomma,
No, di cappello, perché comunque se l'Olanda aveva un girone apparentemente facile, beh, per la Bulgaria trovarsi una squadra come l'Italia non era proprio una passeggiata, anzi, per cui adesso vediamo un po' quello che accadrà da qui a venerdì, perché come detto, venerdì poi si giocheranno le due semifinali. E quindi vedremo un po'. Anche per conoscere quelle che saranno le avversarie di Olanda e Italia. Perché ancora, diciamo che è ancora tutto tendenzialmente in ballo. Però ecco, adesso poi siamo arrivati praticamente al dunque delle sfide dell'europeo. Anche perché adesso ci si gioca le medaglie. Sì. Né più né meno. E quindi domani sapremo chi saranno le quattro pretendenti alle semifinali, cioè alla finale. E tra l'altro, cosa abbastanza curiosa, così per curiosità, ma sembra che non si sappia neanche chi siano gli arbitri delle due partite di domani. Ah, ecco. Almeno configurano. Boh. Sicuramente li avranno già designati, però il fatto che non si trovino, diciamo, nel tabellone è comunque abbastanza curioso, ecco. Per cui adesso vediamo un po', anche perché poi sia appunto l'Italia che la vincente ah sì, l'Olanda. Quindi sia l'Italia che l'Olanda dovranno prendere l'aereo e andare in Belgio. Vabbè, per l'Olanda è praticamente la strada di casa. Ecco. Comunque dovranno affrontare la trasferta. Mentre invece le altre due semifinaliste saranno lì. Comunque l'altro quarto si gioca proprio in Belgio. E quindi staremo un po' a vedere quello che succederà. Tra l'altro, a proposito di Belgio, la partita dell'Italia era belga, Cosa? Romania. Non ho sentito bene. No, dicevo che l'arbitro della partita di oggi dell'Italia era belga, a proposito di Ah, Belgio, ed ecco. è lo stesso che abbiamo trovato già in qualche occasione, tra cui nella partita inaugurale dell'Europeo a Verona. Quindi sì, quindi anche questo è abbastanza curioso, ecco, come elemento, ecco. Per cui staremo un po' a vedere quello che succederà da qui ai prossimi giorni. Domani sapremo appunto la composizione delle due semifinali e poi andiamo verso la Final Four. Esattamente, quindi sapremo il destino della nostra nazione, soprattutto il destino delle prime quattro che si affronteranno per il titolo europeo in quel di Bruxelles. Quindi prepariamoci naturalmente, vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni con anche le live reaction di semifinali e finale. Direi a questo punto di passare all'Italia maschile che ha iniziato il suo europeo. Eh sì, diciamo che anche la nazionale maschile ha cominciato il suo
percorso in quel di Bologna e adesso vediamo un po' come si svilupperà, diciamo, la fase, anche se devo dire la verità, l'Italia maschile non ha cioè ha un girone apparentemente facile, ma non da sottovalutare. Perché comunque trovarsi di fronte due avversari come Germania e Serbia, che non è la Serbia femminile, ovviamente, che conosciamo tutti, però trovarsi di fronte due nazionali come Germania e Serbia, tra l'altro, ecco, nota di colore, la Serbia 4 anni fa vinse il titolo europeo, anche al maschile. Esatto. E quindi diciamo che sono avversari comunque da non sottovalutare. Poi vabbè, ci sono Estonia, Svizzera e Belgio, che comunque al momento non sembrano rappresentare grosse minacce per quello che riguarda la nazionale italiana. Tant'è vero che poi la nazionale belga è stata regolata praticamente subito con un 3-0. E quindi alla fine sembra che la nazionale italiana punti subito verso la fase finale, in modo poi da potersi avviare più facilmente a un percorso verso le fasi di eliminazione diretta. Ecco. Esatto. Però come detto, deve eventualmente, cioè, quello che deve fare è fare un po' come la nazionale femminile, cercare di non perdere punti per strada. Perché se inizia a perdere magari un setto, o ad avere dei set magari molto tirati, ne risente anche la condizione fisica. Perché comunque un set perso te ne devi giocare comunque uno in più. Ecco. Per cui diciamo che l'obiettivo è quello, magari cercare di vincere tutte le partite, possibilmente 3-0, in modo poi da andare a giocarsi gli ottavi di finale senza troppi patemi d'animo. Poi vabbè, negli altri gironi si è giocata, già nel girone B si è giocato Spagna-Bulgaria, e con la vittoria della Spagna per 3-1, anche qui all'interno del girone ci sono Croazia, Slovenia, Finlandia e Ucraina. Occhio a Slovenia e Ucraina, visto che tra l'altro la Slovenia è vice campione europeo. E l'Ucraina è una squadra comunque interessante, per non dire tra virgolette pericolosa, per avversari, per cui le sorprese potrebbero non mancare. Poi, girone C, abbiamo Repubblica Ceca, Danimarca, Montenegro, Macedonia del Nord, che i tifosi di quello sport per i quali si guarda i mondiali dal divano ricorda qualcosa. E li dovremo affrontare poi a settembre per le qualificazioni agli europei, quindi Tra l'altro, poi c'è la Polonia, anche qui vice campioni del mondo, recenti vincitori della World League, anzi della Nations League, e l'Olanda. Poi nel girone D c'è Israele, la Grecia, Israele che tra l'altro ha già giocato contro la Grecia, e diciamo che se le sono date di santa ragione, visto che si è chiuso con una vittoria per 3-2
di Israele, quindi sono andate alla fede greca. Quindi non se le sono mandate a dire. Poi Portogallo, Romania, Francia, anche qui quella che sembra essere un po' la candidata alla leadership del gruppo, e Turchia. Per cui, insomma, le prime partite si sono già iniziate a giocare. In questa formula degli europei che è un po' itinerante alla fine, perché comunque hai delle partite un po' sparse in quattro paesi d'Europa, e quindi staremo un po' a vedere anche quello che sarà lo sviluppo, ecco, di questa competizione. Come detto, poi vediamo un po', sì. Come detto, poi semifinali e finale si giocheranno in Italia. Oltretutto si tornerà nella cornice del pallavolo automatica, che per l'Italia pallavolistica vuol dire un bel ricordo con una vittoria di titolo europeo. Eh sì. E tra l'altro, oltre a quello, una Champions League giocatasi a Roma e vinta da una squadra italiana, Treviso, dell'epoca. E quindi, insomma, diciamo che sembra che ci siano gli ingredienti per ripetere un'impresa. Però, come detto, la palla è sempre rotonda e finché l'ultimo pallone non cade, non possiamo prevedere niente, perché può succedere veramente di tutto. Per cui staremo un po' a vedere come si svilupperà questo europeo. Sembra che comunque le cose stiano andando avanti comunque bene. E tra l'altro ancora una volta il fiuto di Fefe De Giorgi va a pescare un giocatore, ovviamente dal nome, dal cognome pesante, però va a pescarlo dalla Serie A2 e se lo porta in nazionale. Così come ha fatto con Romanò 2 anni fa, l'ha fatto con Alessandro Valvolenta quest'anno. Quindi direi che ci sono dei corsi ricorsi storici, no? E Quello quindi sì. potrebbe veramente accadere qualcosa di interessante e magari importante un'altra volta, ecco, per cui staremo un po' a vedere quello che Diciamo che succederà, adesso siamo vediamo un po'. all'inizio, quindi c'è tanta tanta curiosità. Al momento la squadra sembra girare. Le scelte di De Giorgi, almeno per il momento, sembrano buone. Naturalmente siamo solo alla prima partita, poi vedremo Ovvio. tutta la corsa, però le impressioni sembrano essere positive, almeno per il momento. Sì, siamo ancora effettivamente all'inizio. Per cui potrebbe veramente ancora, tra virgolette, succedere di tutto se vogliamo. Però vediamo un po' come si svilupperà a partire appunto dalla prossima partita, per cui Esatto.
Staremo un po' a vedere la prossima partita che tra l'altro l'Italia gioca giovedì a Perugia contro l'Estonia. Quindi vedremo un po'. Tra l'altro l'Italia che viene sempre qualificata come squadra fuori casa. Esatto. Anche qui, sì, in tutte e cinque le partite, anzi su 5, 4 partite, l'Italia è qualificata, è classificata come fuori casa. Quando Appunto. invece giocano in Italia. Per cui vedremo un po' cosa il buon De Giorgi e il suo assistente Pino il gatto filippino Esatto. andranno in serbo. Esatto. Quindi preparatevi, Sta già affilando gli artigli. sì. Il buon Pino. Già preparando gli artigli per portare fortuna alla nazionale. Sì. Beh, no, per graffiare gli avversari, Anche scusa. quello, però. Scusa, Non è che gli artigli ti servono per portare fortuna, quello. Non è necessario per graffiare gli avversari, Eh se beh, ti sì. fai male anche. Quello sì, decisamente, Anzi, quindi. per attaccarsi come zavorre Esatto. e per impedire il salto degli avversari. Quello sì. Vabbè, vedremo un po' Vedremo un po' cosa succederà per quanto come riguarda il andrà torneo avanti prima serata. la situazione. E quindi. Esatto. Cristian, è il momento delle altre notizie, se hai altre notizie da proporci. Beh, una notizia che l'avevamo lasciata in sospeso ed è arrivata nella notte tra venerdì e sabato scorso, vale a dire la disputa della finale del Mondiale Under 21 femminile, in cui l'Italia ancora una volta è stata protagonista. Peccato che è arrivata la medaglia d'argento. Peccato per modo di dire, perché comunque è stata una partita combattutissima, finita al tie-break, quindi 3-2, però ancora una volta le ragazze di Mencarelli hanno di fatto hanno stupito il mondo. E quindi per quello che riguarda le selezioni Under 21 sono arrivate ben due medaglie d'argento, sia con gli uomini che con le donne. E ancora una volta la pallavolo italiana porta a casa un altro trofeo internazionale. E quindi, beh, insomma, direi che non è male, perché comunque l'argento dell'Under 21 segue il bronzo dell'Under 19 e quindi insomma, sembra che siano tutte benché avviate comunque all'approdo comunque nelle nazionali maggiori, anche perché a vedere i roster, almeno quello della nazionale italiana, diverse giocatrici militano soprattutto nel campionato di Serie A2. E quindi, sai, qualche scoutman, qualche talent scout, no, gli scoutman sono quelli che compilano i tabellini, diciamo, durante le partite. No, i talent scout, alla fine vanno anche a pescare da lì quelle che saranno poi le giocatrici che magari potrebbero pensare un giorno di approdare nella serie.
nella massima serie, quindi in Superlega per quello che riguarda i maschi, in Serie 1 per quello che riguarda le donne. Quindi, sai, è tutto molto interessante, ecco, perché comunque, come detto, queste giocatrici comunque hanno fatto dei percorsi e comunque sono arrivate a dei risultati già molto buoni, perché comunque sono arrivate in una categoria molto molto alta, quindi un campionato nazionale. E poi però, come detto, se arriva la chiamata per loro da qualche squadra di vertice, beh, perché no? Visto che poi anche queste occasioni, anche queste nazionali, cioè questi ritrovi di queste, diciamo tra virgolette, nazionali minori, fanno comunque da richiamo per quelli che poi sono, quelle che sono poi le squadre di vertice, che possono anche pensare di rimpinguare il mercato. Che se poi per quello che riguarda la nazionale italiana significa arrivare ad avere qualche giocatrice italiana in più, beh, alle squadre fa solo che comodo. Per cui staremo un po' a vedere quelle che saranno le dinamiche delle prossime finestre di mercato che magari si apriranno anche in vista di quello che sarà, di quello che è stato poi, di quelle che sono state poi le recenti competizioni mondiali. Eh beh, sì. Alla fine, come hai detto te, con lo scouting potrebbero uscire dal cilindro diversi giocatori importanti, non solo per i club, ma anche per le nazionali. Sì. Beh sì, nelle nazionali di fatto ci sono già, perché comunque pur giocando in, che so, Under 19, Under 21, però comunque una squadra nazionale l'hanno trovata. Poi se trovano il club che li porta nella nazionale maggiore, meglio ancora. Quello sì. Quindi. Anche se poi, come detto, arrivare in nazionale maggiore è comunque sempre un percorso abbastanza tosto. Sicuramente non è facile. No, non è leggero, non è facile, te lo devi meritare, te lo Esatto. devi meritare, per cui. Quello sì. Quindi vedremo un po' cosa succederà, perché sicuramente vedere anche queste selezioni giovanili che comunque stanno andando molto bene, servono per il futuro della nazionale e possono servire anche un po' a arginare il problema che si è presentato quest'anno, ad esempio, con Club Italia. Poi sai, comunque arrivi a rimpinguare le nazionali, ma se non hai un serbatoio come quello del Club Italia, che per anni ti ha garantito la possibilità di avere delle giocatrici che poi sono andate comunque in grandi club, alla fine comunque è stato di fatto è stato si è rivelato tra virgolette un problema. Ovvio, il Club Italia c'è ancora, milita in Serie B1, però comunque
due categorie sotto la 1. Esatto. Quindi sai, probabilmente i problemi economici, probabilmente il fatto che non ci fossero, boh, forse che non ci fossero state giocatrici, alla fine li ha costretti, diciamo, a ritirare la squadra dalla 2 e retrocedere, anche se di Esatto. fatto erano già retrocesse sul campo. Per cui adesso vediamo se saranno in grado di in qualche modo risalire la china, anche perché così se andate a pescare un filmato del Club Italia di una decina d'anni fa, è andate a vedere chi vi trovate. Appunto. Mi ritroverete praticamente le giocatrici che adesso sono in nazionale. Sì, delle giocatrici che hanno delle pale d'acciaio al posto delle mani, Beh, e anche delle clave, mi viene da esempio. Esatto. dire. Una su tutte, Paolo Egono. Esatto. E non solo lei. Adesso sì. Troverete la Pietrini, troverete la Orro. Tutte giocatrici che quell'esperienza lì l'hanno fatta. Esatto. Quindi vedremo un po' cosa succederà, perché veramente la Poi, situazione tra giovanili e anche questi europei che stanno mostrando molte situazioni, come ad esempio quella dell'Antropova arrivata all'ultimo momento, che comunque sta dimostrando di essere un elemento determinante della nostra nazionale. Ecco. Tutte queste situazioni portano molto, molto interesse per il futuro. Beh sì, però tanto per tornare al discorso della nazionale femminile, io mi aspetto qualche sorpresa da Mazzanti. Anch'io. Anche perché oggi, continuando a insistere con le stesse giocatrici e quant'altro per 2 set alla lunga, alla fine hanno rischiato di venire superate dalla Francia. Per Sì. cui, tant'è vero che poi nel terzo qualche cambio l'ha fatto. Per cui io qualcosa del genere me lo aspetto, Eh beh, sì. anche in questa partita, nella prossima. Anche perché poi non dimentichiamoci che nel secondo set, quando c'è stato il doppio cambio in cui la Egonu ha sostituito la Orro e la Bosio ha sostituito l'Antropova, è stato il momento in cui, essendo 2 punti sotto, alla fine ci siamo un po' riassestati. Per cui io non escludo che nella prossima gara succeda qualcosa e ci sia qualche cambio importante. Vediamo un po'. Vedremo cosa succederà. Va bene, a questo punto direi di chiudere qua. Altre notizie particolari al momento non ce ne sono. Vediamo un po' quelle che saranno anche le prossime partite degli europei, Sì. per vedere un po' come andrà a finire tutta sia la storia del maschile, cioè sia appunto il girone del maschile, che poi soprattutto le finali femminili.
visto che ormai siamo in dirittura d'arrivo. Per cui vediamo un po'. Esatto. L'unica cosa è che curiosamente bisognerebbe capire che cambi si studi Ramazzanti in vista della Turchia. Se vuole fare esperimenti o se vuole andare sul sicuro. Con, stai dicendo Mazzanti? Sì, sì, Mazzanti. Però siamo appunto arrivati alle Final Four. Fare esperimenti proprio in questo momento non mi sembra proprio la scelta migliore. No, infatti, per quello dico. Esatto. Per quello dico, la soluzione che si pensava è di Antropov e De Gonu in campo insieme, ma al momento non è, non sembra praticabile, però non si sa mai che non si inventi qualcosa. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Ci sono 3 giorni di tempo per preparare la partita, quindi. Adesso vedremo appunto i prossimi giorni. Va bene, io direi di chiudere qui con Volley Click. È stata anche una lunga serata, perché stiamo registrando di ormai mercoledì notte a tutti gli effetti, perché è mezzanotte 08 del 30 agosto 2023. Detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno, ma proprio nessuno dei nostri contenuti, perché continueremo naturalmente con la pallavolo, visto che siamo nelle Final Four per quanto riguarda la nazionale femminile. Abbiamo appena iniziato l'avventura europea con la nazionale maschile, poi avremo il calcio, avremo la MotoGP, il Gran Premio, avremo un weekend pienissimo di sport da questo punto di vista. Detto questo, io ero Cass, come c'è stato Shiro Takigawa, e che gli è Yuji dal contrario, e che gli è il dottor Arrotino aggiusta tutto, artigiano della qualità, Cristian Buttazzoni. E chi più ne ha più ne metta, e come dice la Ferilli, beato chi so fa, il so fa. Il so fa. Visto esatto, che è tornata in pianta stabile, in quella a provare i divani, ecco. Esatto. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, sul canale YouTube della Casa Wrestling, sul canale Viola di The Click Official, cioè sul canale YouTube di The Click. Ricordiamo i nostri mantra, fallo Olimpia Milano che si trasforma in Virtus fallo Bologna. Ovviamente, per par condicio, per par condicio. Esatto. Ecco. Che poi ci andrà a moda. Sì, sempre sicura come la morte e le tasse. Che Volley Click è un programma sponsor... Pardon, Volley Click è un programma sponsorizzato dalla FIPAV, viva la FIPAV. Ora sempre nei secoli dei secoli e... Ma soprattutto il gatto filippino è la nostra religione. Ecco, Pino il gatto filippino, appunto, a proposito di... Ora è sempre nei secoli dei secoli. Beh, questa mi mancava di Pino il gatto filippino, che è la nostra religione. Sì. Mi sembra tanto il gatto di marmo, è presente? Ecco, sì, quella roba lì. Esatto. Quelle robe orribili. Ai. Ma soprattutto? Soprattutto, buonanotte e buone botte! Grazie a tutti per averci seguito. Con Volley Click ci vedremo naturalmente per le live reaction degli europei. Alla prossima! Ciao!